il valore residuo del debito e quello che è il valore dell'immobile. La direttiva non dice questo, non dice tra l'altro il decreto che vuole recepire questa fantomatica e questi fantomatici dettami della direttiva, non stabilisce neanche le modalità in cui avverrebbe questo trasferimento. Per cui a un certo punto la banca si trova a vendere un immobile e perché dovrebbe venderlo al valore di mercato? Che interessi avrebbe? Se io ho un debito residuo di 10.000 euro e il bene immobile costa al valore di mercato valutato sempre poi mai da un terzo equidistante e vale 500.000 euro, alla banca basterà ottenere i 10.000 euro del debito residuo, per cui che interessi avrà a rivenderlo al valore di mercato, tanto più che ha interesse Grazie. piuttosto a venderlo in fretta? Questo è il vostro governo. Noi siamo da tutt'altra parte. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3-2095. Onorevoli Melilla ed altri sulle iniziative per la convocazione di un tavolo di crisi per il rilancio industriale e produttivo e per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Brioni di Penne in provincia di Pescara. Onorevole Melilla, la illustra per un minuto. Prego. Grazie. Anche oggi, come in altre occasioni, Sinistra Italiana sceglie di illuminare una vertenza di lavoro. Le occasioni purtroppo non ci mancano perché in Italia sono centinaia le aziende in crisi, con centinaia di migliaia di lavoratori che hanno la loro vita sconvolta. Parliamo oggi della storia amara di un'azienda, la Brioni di Penne, in provincia di Pescara, in cui lavorano 1.250 persone, in gran parte donne, bravissime sarte, ammirate in tutto il mondo per il loro lavoro e la loro professionalità. È una zona periferica del Gran Sasso Pescarese, ma i vestiti, le giacche di questa azienda si vendono in tutto il mondo, vestono capi di Stato, attori, personalità tra le più famose del mondo. Questa azienda è stata acquistata non molto tempo fa da un grande gruppo industriale francese che oggi ha dichiarato ben 400 esuberi. Un termine disumano che tradotto nella vita umana di queste persone significa spezzare il futuro di 400 famiglie di questa azienda. La Brioni è un'eccellenza nel campo dell'alta moda. La sua crisi è all'attenzione della regione Abruzzo da mesi. Sinistra Italiana 6 mesi fa ha chiesto al ministro dello sviluppo economico di mettere tutte le parti intorno a un tavolo per individuare soluzioni condivise per questa crisi. Ma il ministro non ci ha ascoltati e solo ora sembra Concluda. aver fissato un incontro per il 19 marzo. Con questa interrogazione, Sinistra Italiana vuole chiedere al governo se e come voglia occuparsi di questa delicata vertenza. Grazie. La Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Come è noto anche all'onorevole interrogante, sicuramente l'attenzione da parte del Governo e del Ministero dello Sviluppo Economico in particolare è stata sicuramente massima rispetto alle molte crisi aziendali che purtroppo ci sono state e tuttora ci sono nel nostro Paese a causa della crisi economica e in questi 2 anni di attività del Governo sono state risolte positivamente circa 80 crisi aziendali, salvaguardando 23.000 posti di lavoro, quindi sicuramente l'impegno è costante e come ha sottolineato anche l'onorevole interrogante nel quesito scritto che ha presentato, la task force presente al Ministero dello Sviluppo Economico è composta da personalità di grande competenza specifica in questo settore e semestralmente il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna sul proprio sito web anche i dati che consentono a tutti i cittadini di poter conoscere il lavoro che viene fatto e purtroppo le crisi aziendali che ancora restano aperte. Sicuramente siamo d'accordo con l'onorevole interrogante, sono ancora troppe le persone che rischiano il proprio posto di lavoro, quindi sicuramente il governo è altrettanto impegnato rispetto alle situazioni ancora da risolvere. Con riguardo nello specifico all'azienda Brioni, è stato convocato un tavolo da parte del